Ogni giorno tre TGV francesi viaggiano dall'Italia alla Francia attraversando le Alpi. Viaggeremo sul secondo treno di questi, partendo da Torino, situata nel nord-ovest dell'Italia, fino a Chambéry, nella Francia del sud-est, attraverso il tunnel del Fréjus. La storica stazione di superficie, costruita nel 1868, è ancora esistente accanto alla nuova stazione sotterranea, che è stata aperta il 14 gennaio 2013. Il costo totale, stimato sui 65 milioni di euro, è stato interamente sostenuto dall'operatore ferroviario nazionale, Rete Ferroviaria Italiana. Il nostro treno è quello delle 08. Superato il raccordo ferroviario e con un'indicazione verde, Simone può ora accelerare alla velocità di 100. Questa linea fu raddoppiata nel 1908 fino a Collegno. Questa stazione serve una grande comunità nell'area suburbana di Torino, dove termina la linea metropolitana urbana M1. Ai giorni nostri, purtroppo, senza personale, la stazione a quattro piani serve tuttora per accedere ai binari, grazie a un sottopassaggio nel secondo piano. Il nome del paesino deriva dal latino mediana, che alludeva alla sua collocazione a metà strada tra Parigi e Roma. Date un'occhiata alle infrastrutture qui a Saint-Bertrand. Prima del raddoppio della linea, questa era una tappa importante per i treni merci che percorrevano la lunga salita. Ora siamo di poco sopra i 1000 metri sul livello del mare. Il paese ha circa 500 anime. La massima velocità consentita nel tunnel è di 110 km all'ora per i TGV e quello del Sempione nel 1906. Date un'occhiata alla pendenza qui. Siamo al 3%. Alla nostra destra, l'ultimo raccordo stradale prima della lunga salita che porta al tunnel stradale del Fréjus. Questa è la Galleria delle Grandi Muraglie. Qui incontriamo una vera curiosità. Subito oltre il camion bianco, parcheggiato sulla destra, potete vedere quello che era una deviazione. Subito dopo la stazione di trasformazione, la diramazione da Albertville e Bourg-Saint-Maurice converge con la nostra linea. La deviazione a binario unico porta alla località sciistica di Tarentaise, ed è molto trafficata durante l'inverno. Questo è un avviso di ridurre la velocità a 140 km all'ora. 130 km all'ora. È interessante ricordare che il nostro treno è in grado di viaggiare a ben oltre il doppio di questa velocità.